basta, noi siamo con tutti voi e tutti quelli che hanno problemi adesso dobbiamo fare unione, perché non possiamo continuare a lasciare sole le persone. Una delegazione ha lasciato il blocco di Soave per raggiungere la sede di Equitalia a Verona, simbolo dell'ingiustizia e dell'oppressione fiscale per quanti contestano il sistema paese nei presidi del movimento dei Forconi. Tra le mani avevano un cero acceso in omaggio a chi si è tolto la vita per la crisi. Non ce l'ho con chi lavora perché ho trovato una persona gentilissima e umanissima. Però non possono, innanzitutto non possono esistere persone come quelli di Roma che stanno su una sedia per 30.000, 20.000 euro, cosa capiscono delle persone che finiscono a fare la spesa nei cassonetti o che non ce la fanno neanche andare a fare la spesa o che è un lusso avere un panettone a Natale. Vivere giorno per giorno come viviamo noi, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, e anche operai, la micro, che è quella che fa andare avanti l'Italia alla fine. Però se tu hai il problema, cosa fanno? Ti girano le spalle, sei da solo, sei tu il disonesto che non puoi pagare e basta. Questa è l'Italia. Allora io dico, mio nonno che era bersagliere, che ha fatto la guerra, era meglio che stesse a casa per avere l'unità d'Italia. Era meglio che stesse a casa. 5 manifestanti sono stati ricevuti dal direttore dell'ente. Grazie all'evasione, e non lo dico io, ma l'ha detto un premio Nobel per l'economia, grazie all'evasione l'Italia è rimasta in piedi, perché questi, se gli diamo 100 di entrata, ne spendono 300, se gli diamo 500 ne spendono 2000 questi qua. Per non ricordare, poi ripeto, delle varie tangenti, corruzioni, di anche a qua Equitalia. Rientrati al presidio, hanno bloccato per mezz'ora il casello autostradale.